Signor Presidente, mi spiace che la Presidente Meloni non sia presente in questo momento. Presidente, parlo con lei, avrei avuto tante cose da dirle, ma magari ascolterà poi. Anche perché io vorrei andare dritta al punto, perché la Presidente Meloni mi ha offerto degli spunti molto interessanti ieri nel corso delle sue comunicazioni e ha fatto delle affermazioni che io condivido, magari poi glielo riferite, mi riferisco agli esponenti del governo, visto che non c'è. Lei ha detto, la Presidente, la battaglia politica si può condurre efficacemente senza dipingere l'avversario come un mostro. E che anche nella più feroce dialettica politica c'è un limite invalicabile, il limite oltre il quale per colpire l'avversario si mette in cattiva luce la nazione. Io non so se questa affermazione della Presidente Meloni, che io condivido, è una redenzione, una missione di colpa, una bizzarra proposizione di scuse nei confronti dei governi che l'hanno preceduta. Perché io lo ricordo, Presidente Fontana, quando la Presidente sedeva tra quei banchi e da quei banchi lanciava le più feroci invettive accusando il governo italiano delle peggiori nefandezze proprio mentre affrontava il momento storico più difficile della storia del dopoguerra. E quindi a quale Giorgia Meloni dobbiamo dare credito e fiducia? Alla Meloni Presidente del Consiglio, che invoca la sfiga per giustificare i propri fallimenti politici, o alla Meloni d'opposizione, che dava del pazzo irresponsabile o del criminale al Presidente del Consiglio Conte mentre cercava di mettere in sicurezza la nazione? Non sappiamo più a quale Giorgia Meloni credere, perché, e continuo con le sue citazioni, lei ha anche detto che su Cutro... Mi dispiace tanto che non sia presente la Presidente, perché avrei voluto dirglielo guardandogli negli occhi alcune cose. Lei ha anche detto che su Cutro si sente a posto con la coscienza, diversamente da chi usa le morti di povera gente per fare propaganda. Ma io ricordo un tweet del 19 aprile 2015, quando all'indomani della strage di Lampedusa lei ha scritto che il governo avrebbe dovuto essere indagata per il reato di strage colposa. Ma scusate, Presidente Meloni, chi, glielo chiedo visto che è entrata, chi in quest'Aula e negli ultimi 10 anni ha utilizzato le morti in mare per fare propaganda sulle spalle della povera gente? Non noi, Presidente! Non il Movimento 5 Stelle, che non crede che questo governo debba essere indagato per strage colposa. Ma vede, io da rappresentante delle istituzioni, quando mi sono trovata di fronte alle bare dei naufraghi del Palamilone, non mi sono sentita a posto con la mia coscienza. Non mi sono sentita a posto con la mia coscienza perché il pensiero che lo Stato avrebbe potuto salvarli mi devastava. Perché che qualcosa non abbia funzionato è evidente e voi non siete stati in grado nemmeno di dirci dove e cosa non ha funzionato. Ma non per trovare un colpevole, Presidente, noi non vogliamo incriminarvi, non vogliamo indagarvi, non vogliamo denunciarvi, vogliamo solo capire per evitare in futuro che possa ancora capitare che un caicco di legno sovraccarico di persone a 100 metri dalla riva con il mare forza 4 non sia stata soccorso e che le morti innocenti si possano evitare. Quindi io non riesco ad avere la coscienza pulita e sa, Presidente, forse penso che in fondo abbia ragione chi crede che lei non sia volutamente andata a Crotone per non trovarsi di fronte a quelle piccole bare bianche a tu per tu con la sua coscienza e con l'umanità di una madre. Vede, Presidente, l'ho detto qualche giorno fa in quest'Aula nel corso dell'informativa alla quale lei ha ritenuto di non partecipare. Quella tragedia e l'attuale consistenza del numero degli sbarchi, che lo ricordo, da quando lei è al governo sono triplicati, l'ha fatta planare senza freni sulla realtà, l'ha fatta planare senza freni sulla reale complessità di un fenomeno che lei per lungo tempo ha banalizzato a vantaggio del suo becero tornaconto elettorale, l'ha fatta planare senza freni sulla realtà di un fenomeno complesso che non si può affrontare a suon di slogan e vuoti proclami come ad esempio il blocco navale, che lei stessa non più tardi di qualche mese fa in campagna elettorale ancora proponeva come la soluzione all'immigrazione regolare e di cui oggi per fortuna non v'è traccia.
Perché oggi, Presidente, lei si guarda bene, a fronte di un aumento smisurato di sbarchi irregolari, dal dire, come faceva nel 2017, che si tratta di un'invasione pianificata e voluta per fornire manodopera a basso costo al grande capitale che usa quegli immigrati per rivedere al ribasso i diritti dei lavoratori italiani in nome di una sostituzione etnica che voi al governo non avreste consentito. No, Presidente, lei quest'oggi non lo dice. Così come si guarda bene anche dall'individuare e rimuovere le reali cause dell'aumento del numero di irregolari in Italia, perché vede, gli scafisti sono dei criminali che noi condanniamo, ma che approfittano di una situazione di bisogno, un bisogno alimentato dalla difficoltà di raggiungere l'Italia in maniera legale. E su questo piano i responsabili hanno un nome e un cognome, Gianfranco Fini e Umberto Bossi, che hanno varato una legge che si proponeva come effetto quello di contrastare gli ingressi irregolari, ma per un'errata e banale lettura del fenomeno si è rivelata come la creazione di una fabbrica di irregolari, perché ha reso estremamente difficile, se non impossibile, entrare in Italia dotati di un visto d'ingresso per motivi di lavoro. Si chiama eterogenesi dei fini e non lascia tregua quando alla base delle scelte c'è ignoranza e incapacità. Ora lei, Presidente, mi avvio a conclusione, Presidente, si appresta ad andare al Consiglio europeo. Dopo l'ultimo Consiglio ha celebrato come una vittoria storica il fatto che nelle conclusioni fosse inserito il principio che l'immigrazione è un problema europeo e ha bisogno di una risposta europea. Un principio che a suo dire avrebbe stravolto l'approccio europeo alla questione migratoria, anche perché rivolto alla protezione delle frontiere esterne dell'Unione Europea. Presidente, le stesse medesime conclusioni con cui si era arrivata alla conclusione del Consiglio europeo del giugno del 2018, al quale aveva partecipato il Presidente Giuseppe Conte dopo 10 ore di estenuanti trattative per poter arrivare a quell'obiettivo. Lei si è venduta in maniera molto efficace, devo dire, un risultato del Presidente Conte in Europa. Noi ne siamo felici. Non siamo gelosi, Presidente, non siamo nemmeno invidiosi. Anzi, siamo generosi da questo punto di vista. Ci fa piacere che lei apprezzi il nostro lavoro. Concluda. E saremmo anche felici che lo portasse avanti. Concludo, Presidente. Può portarlo avanti sul tema della riforma del regolamento di Dublino, sul tema dei ricollocamenti, spiegando ai suoi partner che non servono muri e fili spinati, ma c'è bisogno che sugli arroganti nazionalismi dei suoi alleati vinca la solidarietà europea. L'Italia quindi abbandoni politiche isolazionistiche e logiche di accerchiamento e si faccia capofila in Europa affinché la gestione delle politiche migratorie sia veramente una questione comunitaria. Presidente, concludo, perché lei ha detto che questa opposizione danneggia la nazione. L'opposizione, e lei lo sa bene, in una democrazia fa il suo mestiere. Noi non vogliamo fare un'opposizione scomposta, noi vogliamo fare opposizione con misura, con rispetto delle istituzioni, con delle proposte, ma non pretenda che da questa parte si sorvoli rispetto a tutte quelle azioni politiche che noi riteniamo errate se non dannose per l'Italia. Quindi, Presidente, voglio rassicurarla, non si preoccupi, noi non le emuleremo. Grazie. Bravo.